Se non è nata una stella a Bergamo, la sta nascendo. E non mi sto riferendo a Lorenzo Musetti, ma mi sto riferendo all'alto tesino Jannik Sinner, che continua a sorprendere, o almeno sorprende, coloro che non lo conoscevano. E dà continuità alla semifinale Futures, ottenuta la settimana scorsa, ottenendo due vittorie a livello Challenger. La terza in carriera oggi, ma soprattutto la più prestigiosa, perché è il primo top 200 battuto in carriera, e si tratta di un derby contro Salvatore Caruso, giocatore che comunque si sa far valere sul veloce, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Eppure Jannik Sinner riesce anche oggi a vincere il classe 2001, 17enne italiano, incredibilmente vince ancora 6-2, 2-6, 6-2, giocando un match ordinatissimo e solidissimo. È un giocatore che veramente ci sta continuando a far sognare, perché potrebbe veramente essere nata una stella qua a Bergamo, potrebbe veramente essere nata una stella con Jannik Sinner, che con questa vittoria si issa tra i primi 500 giocatori del mondo e sta veramente dimostrando che a breve potrebbe fare davvero quel passetto che lo potrebbe far diventare davvero un vero e proprio giocatore da challenger, perché già il Futures è vero non ne ha vinte neanche uno, ma sta già dimostrando ampiamente di giocarsela nei challenger, come dimostrano comunque anche l'anno scorso con il secondo turno a Ortisei, dove perse 6-7, 7-6, 7-5 da Lestienne, comunque un 150 del mondo, quindi non l'ultimo arrivato. Quindi Sinner, ragazzi, soprattutto sul veloce, sembra essere un giocatore che veramente se la sa cavare bene. Grande servizio diritto, abbastanza buono, rovescio molto molto solido, e anche un giocatore che ha un gioco interessante con diverse opzioni tattiche, come dimostrano comunque anche oggi, qualche smorzata al posto giusto, qualche discesa a rete. Insomma, è un Sinner, ragazzi, che è veramente una grande promessa. E mentre aspettiamo ancora Zeppieri e Musetti, e ci mancherebbe altro, visto che Musetti 2002 e Zeppieri 2001, il 2001 di Jannik Sinner si sta già facendo spazio veramente tra i pro e nel ranking mondiale, sto parlando del ranking ATP, i giocatori under 18 presenti in questo ranking, Jannik Sinner è al numero 2, dietro soltanto al taipiano Zheng, quindi è dimostrazione proprio di come questo giocatore sta facendo il grande salto, lo sta già facendo il grande salto Jannik Sinner, e potrebbe già continuarlo a fare, perché già questo livello challenge sembra appartenergli, e speriamo davvero possa continuare così. Dopodomani affronterà agli ottavi di finale il vincente tra Brands, che è comunque un giocatore molto molto ostico soprattutto sul veloce, e anche Galovic, anche se l'abbiamo visto in difficoltà ieri con Zeppieri. Quindi, però, secondo me Sinner se lo può tranquillamente giocare alla pari con entrambi gli avversari, assolutamente, perché Sinner ha dimostrato di sapersela giocare alla pari con chiunque. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, ditemi se conoscevate o no Jannik Sinner, oppure se ve lo sto facendo conoscere io. Lasciate una valanga, mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ho fatto un video soltanto per il tennis, comunque a livelli minori, semplicemente perché a mio avviso ne meritano, perché i nostri giovani si stanno facendo spazio, e questa potrebbe essere una super generazione che può davvero far nascere il top player tanto agognato in Italia. E a questo punto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, sempre forza agli italiani, e arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.